ci presentiamo ai nostri utenti. Buonasera, io sono Valerio Bracci della società Aletec, è una società di elettronica che da 20 anni lavora sul mercato di Roma. Ha iniziato la propria attività con i maggiori brand del mercato della telefonia come Ericsson, Avaya, Nortel e adesso, diciamo, in un progetto nuovo che abbiamo fatto da un anno, abbiamo rivolto la nostra attenzione su un mercato più giovane, su un mercato più attuale, che è quello appunto della riparazione dei telefonini, degli smartphone, dei PC. Questo perché il mondo oggi sta andando verso questa tendenza, cioè la telefonia fissa è arrivata a un suo momento di fine, è arrivata praticamente, non ha più senso di esistere, proprio perché l'evoluzione del mercato ha portato i nuovi apparati ad assumere sempre più importanza nella vita quotidiana. La nostra è un'azienda certificata, il nostro brand vuole portare un discorso di qualità, tant'è che noi lavoriamo dando la garanzia di un anno su tutto ciò che noi facciamo, proprio perché siamo sicuri che la garanzia e lavorare in maniera professionale paga, forse non subito perché i nostri prezzi non sono come quelli del rivenditore sotto casa, ma proprio perché diamo la garanzia di un anno vogliamo adottare dei prodotti di qualità, dei ricambi certificati e dare la garanzia appunto su ciò che noi facciamo. Noi siamo una web TV molto attenta al consumatore, al cittadino, alla cultura e alle cause fatte a scopo di beneficenza. Il fatto che voi già siate qui questa sera a Palazzo Brancaccio depone sicuramente a vostro favore. Tra l'altro siete qui proprio per spiegare come mandare in clinica le proprie apparecchiature elettroniche. Esatto, perché noi addirittura siamo arrivati alla determinazione che oggi più che mai il nostro cliente non ha il tempo di andare in giro, di sondare, di fare, quindi noi facciamo un servizio a domicilio, cioè facciamo prima dei preventivi, poi se tutto va bene ritiriamo l'apparato, lo ripariamo, lo riportiamo a domicilio. Proprio perché stiamo dando un servizio e questo è il servizio, anche perché noi stiamo lavorando per aprire un sito e-commerce dove vorremmo anche portare il rigenerato, cioè ormai non sono più i tempi dove si può alienare il tutto, ma tutto ciò che è riparabile e che comunque ha ancora ragione di esistere, certo, deve essere rimesso insomma sul mercato. Soprattutto anche per una questione di risparmio, perché l'intero pianeta soffre se no. Assolutamente sì, anche perché noi abbiamo un problema degli smaltimenti, invece prendendo questi apparati e cercando la possibilità di rigenerarli diamo anche un aiuto a quello che sono appunto i materiali di risulta. E noi la ringraziamo soprattutto per questo messaggio che ha voluto mandare ai nostri consumatori, grazie.